Quello che vedete in foto è Arsenio Errico, uno dei migliori marcatori di sempre della storia del campionato argentino, con 295 gol segnati proprio nel campionato nazionale dell'Argentino. Errico è di nazionalità paraguayano e nacque ad Asunción e giocò tra gli anni 30 e gli anni 40 e fece i suoi esordi con il Nacional de Asunción all'età di 15 anni e venne soprannominato El Hombre de Goma. Più tardi vi spiegherò il perché. Nella prima metà degli anni 30, Errico arrivò all'Independiente, quindi uno dei club più importanti del calcio argentino già da allora, e da lì iniziò a segnare in maniera instancabile. Infatti, fino a quando nel 1937, con ben 47 gol segnati, ancora oggi c'è il record del numero di gol maggior numero di gol segnati in un unico campionato nazionale. Immaginate 47 gol in un solo campionato, ma da quel che si dice di lui è che avesse delle qualità incredibili, atletiche e tecniche, tanto che era quasi imbattibile nel gioco aereo, oltre che avere una padronanza del corpo incredibile. Poi per questo era soprannominato dagli inizi El Hombre de Goma, mentre da quando era l'Independiente venne soprannominato Saltarín Rojo, in quanto dicevano che quando saltava è come se avesse delle molle ai piedi e riusciva a svettare e a segnare di testa quasi ad ogni cross, oltre che usava spesso il tacco e altre, e appunto riusciva ad avere una padronanza del corpo da fargli fare gesti atletici davvero incredibili, soprattutto se stiamo parlando di calcio degli anni 30 e 40. Infatti, il 12 agosto del 1934, quindi qualche anno prima rispetto a quella annata da record dei 47 gol, Errico realizzò un gesto tecnico per la prima volta che ancora oggi è noto come lo scorpione. Era il 12 agosto del 1934 e in occasione della partita contro il Boca Juniors, Arsenio Errico realizzò questo gesto atletico, gesto tecnico, appunto dello scorpione, quando inizialmente venne detto come Balancín, ma da quando lo utilizzò anche il portiere colombiano Higuita, da lì è noto come Scorpione, se non altrimenti prima come Balancín, e il primo a realizzarlo fu Arsenio Errico. Immaginate, in Argentina è nato sia il gol olimpico di Onzari che la gesta dello Scorpione proprio di Arsenio Errico, che si ritirò nel 1949 chiudendo la carriera al Nacional de Asunción dopo che aveva passato buona parte della sua traiettoria sportiva in Argentina con l'Independiente, una piccola parentesi prima di tornare in patria con l'Huracán. Questo è Arsenio Errico, che i suoi gol ufficiali nel campionato argentino sono 295, mentre quelli segnati in carriera sono oltre i 330. Io vi saluto e ci vediamo per altri racconti e commenti. Ciao e a